Cosa si sta manifestando? Che vogliono chiudere. Allora, stiamo manifestando perché c'è stato un bando fatto dall'Agenzia Capitolina delle Tossicodipendenze e senza trasparenza, con molti impicci politici. E il bando l'ha vinto un ente dove c'è il CEIS, dove c'è la cooperativa Integra, e vogliono far diventare la comunità dove siamo noi, che è terapeutica, vogliono farla diventare una comunità lavorativa. E noi non siamo d'accordo, noi vogliamo rimanere nella nostra comunità con i nostri operatori e finire il nostro programma. E in più con questo bando stanno assegnando anche altri servizi, tipo appartamenti per i ragazzi che finiscono la comunità, oppure appartamenti a Roma per chi sta per strada per avere posto letto, e che tutti ad altre cooperative che sono affiliate al direttore dell'agenzia Tale Canu. Dunque passano i servizi a terzi? No, i servizi già della sono in gestione affatto, però stanno troncando e stroncando cooperative che lavorano da 30 anni sul territorio e che sanno che sono le tossicodipendenze, i servizi con le carceri. Sta stravolgendo tutto per mettere gente che fa comodo a lui. Lui è della destra ed è un pazzo curioso, perché è una personalità di pazzo curioso, e quindi sta mettendo nei casini lavoratori e utenti. Grazie.